Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della radiofrequenza in ginecologia e quindi di questo innovativo trattamento per l'incontinenza urinaria da sforzo e la lassità vaginale. Per farlo siamo in collegamento da Torino con il dottor Stefano Fracchioli. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera, grazie a lei. Dottore, quindi per iniziare, che cosa sono la lassità vaginale e l'incontinenza urinaria da sforzo e quali sono le loro cause? Sì, sono due disturbi che purtroppo coinvolgono molte donne, soprattutto nella fase magari postpartum, ma che si possono manifestare anche a prescindere dalla storia ostetrica, dovute essenzialmente al cedimento parziale della tenuta delle fasce del perineo. Andiamo a vedere in questa immagine rapidamente dal punto di vista anatomico, abbiamo la vescica, l'utero e il retto, canale vaginale ben indicato, ecco, quella freccia poi nera ci va a indicare il punto della fascia vescico-uterina, cioè il sostegno della vescica al di sopra della vagina, e il cedimento di questa fascia dovuto ad esempio appunto al parto, quindi all'attraversamento del canale vaginale da parte del bimbo, o a tutta una serie di altre fattori congeniti, ad esempio, o sforzi ripetuti, pensiamo a un classico caso, quello del soggetto che soffre di una grave forma di stipsi cronica e quindi sforza ogni volta che deve evacuare, oppure chi solleva pesi per una questione anche occupazionale importante. Ecco, quando cede quella fascia succede poi che la pressione addominale, che nella foto di sinistra vediamo ben tenuta, trattenuta dal perineo, e quindi l'uretra, che è quel tubicino sottile nella parte bassa della vescica che porta poi l'urina all'esterno, rimane chiusa. Quando la fascia cede, dicevamo, ci troviamo nella condizione invece di destra, in cui il sostegno non è più così valido, lo sfintere che tiene chiuso l'uretra viene dislocato, sottospinta, quindi si apre e la conseguenza è che purtroppo abbiamo un'incontinenza urinaria appunto definita da sforzo, perché si verifica in seguito a sforzi muscolari che comportano l'aumento della pressione addominale. Una cosa che molte donne purtroppo sperimentano anche banalmente per un colpo di tosse, uno starnuto, oppure appunto sollevando pesi importanti. La lassità vaginale è sempre un cedimento parziale di questa fascia che si manifesta soprattutto col fatto che le pareti vaginali vengono a essere meno elastiche, meno toniche, ed è un elemento che in parte ricade nel quadro che abbiamo appena descritto, in parte può essere invece un'evenienza di complicanze dal punto di vista sessuologico, quando la paziente quindi non avverte più una valida contrattilità della vagina durante i rapporti e questo può inficiare la qualità del rapporto. Benissimo dottore, quali sono i trattamenti a nostra disposizione sia per l'incontinenza urinaria da sforzo che per la lassità vaginale? Dal punto di vista della lassità vaginale purtroppo fino ad ora non c'era veramente un granché a disposizione dal punto di vista terapeutico. Dal punto di vista dell'incontinenza urinaria da sforzo invece sono stati fatti grossi passi avanti negli anni, soprattutto dal punto di vista chirurgico però, quindi una chirurgia prima più invasiva, più importante, e negli ultimi anni per fortuna anche di tipo mini invasivo, con disagi sicuramente ridotti per la paziente che viene sottoposta all'intervento e una ripresa anche piuttosto rapida. Pensiamo in particolare ad esempio all'intervento di applicazione delle benderelle suburetrali, come si vede qui nell'immagine, che vanno a dare un sostegno all'uretra, sostituendosi in qualche modo alla fascia che ha parzialmente ceduto. Il limite purtroppo degli interventi rimane il fatto innanzitutto ovviamente di essere interventi chirurgici veri e propri, quindi in quanto tali gravati dai possibili problemi e complicanze legati a tutta la chirurgia. Dall'altro lato il fatto che comunque prevedono l'impianto di materiale protesico all'interno dell'organismo, che purtroppo può anche essere in alcuni casi rigettato poi dal corpo con le complicazioni conseguenti e a volte richiede addirittura la rimozione. Dottore, ed esistono dei trattamenti non chirurgici? Oggi abbiamo per fortuna dei trattamenti non chirurgici a disposizione, in particolare legati al laser e alla radiofrequenza, e la radiofrequenza rappresenta probabilmente la forma più innovativa perché anche la meno invasiva, crea assolutamente un disagio nullo alla paziente durante il trattamento e anche successivamente, e comporta un recupero dal punto di vista sia della lassità che dell'incontinenza urinaria da sforzo estremamente valido su un grande numero di pazienti trattati e con delle durate poi del beneficio che si estendono parecchio nel tempo. In particolar modo l'apparecchiatura EVA che abbiamo qui a disposizione in studio prevede l'impiego appunto del sistema di radiofrequenza
in maniera da trattare con un protocollo che prevede quattro sedute a distanza di 15 giorni l'una dall'altra le pazienti che accusino questo tipo di situazione. Ovviamente il trattamento deve essere preceduto da un'adeguata valutazione perché non tutti i casi di incontinenza urinaria da sforzo sono aggredibili da questo punto di vista terapeutico, ma alcuni possono trarre veramente un grosso beneficio. Quali sono quindi le caratteristiche del trattamento con radiofrequenza e se ci sono dei rischi? Ci sono controindicazioni, dottore? Allora, i rischi e le controindicazioni per fortuna sono sostanzialmente nulli. Non andiamo ad impiantare alcun tipo di materiale estraneo all'organismo, non utilizziamo nulla che sia in qualche modo lesivo, neanche potenzialmente. Impieghiamo semplicemente un'energia, quella appunto data dalla radiofrequenza emessa dall'apparecchiatura, che ci consente di fornire una forma di riscaldamento molto specifico per profondità e per temperatura a livello di quella fascia che abbiamo visto prima. Qui vedete nell'immagine la sonda che utilizziamo a livello vaginale, durante il trattamento gli elettrodi emettono queste onde di radiofrequenza, andiamo a scaldare in maniera mirata il collagene di questa fascia e questo induce nell'organismo una reazione sostanzialmente naturale in cui va a denaturare le fibre collagene, cioè eliminarle, per poi ricrearle successivamente, però chiaramente con la consistenza classica della fibra collagene nuova. Cosa vuol dire? Che in pratica, dopo il trattamento, la paziente inizia a rigenerare progressivamente questo tipo di fibre e si accorge di settimana in settimana di andare migliorando la sua tenuta. Questo vale tanto per il discorso della lassità vaginale quanto per il discorso di tenenza urinaria da sforzo. A questo punto, il trattamento, finite le quattro sedute che si intervallano appunto di 15 giorni l'una dall'altra, che hanno una durata di 15 minuti circa ciascuna, e ricordo sono totalmente indolori e non prevedono poi l'uso di alcun tipo di medicazione successiva, dicevo finito il ciclo di trattamento, si interrompe, si lascia che il tessuto abbia il tempo anche nei mesi successivi di continuare questa rigenerazione e la paziente lo avverte in maniera molto chiara per il beneficio clinico che viene ad avere. Quando poi a distanza di lungo tempo ci può essere un iniziale nuovo cedimento, perché anche le fibre collagene rigenerate subiscono poi il processo normale di invecchiamento, è possibile andare a effettuare una sorta di seduta di richiamo con un'applicazione singola, questa volta sempre di radiofrequenza, per ottenere appunto un richiamo del trattamento e reindurre quel fenomeno che abbiamo indotto già con la prima seduta di trattamento. Tenete conto che normalmente l'intervallo medio che può intercorrere tra le quattro sedute iniziali e la seduta di richiamo può arrivare tranquillamente all'anno. Quindi è anche un tipo di trattamento gradito alla paziente perché non le richiede un impegno costante, continuo, non le crea alcun tipo di disagio né in seduta né successivamente, tant'è che addirittura può avere rapporti il giorno stesso perché non c'è alcun tipo di danno di lesione vaginale. E quindi normalmente riusciamo ad abbinare un'ottima risposta clinica, un ottimo beneficio con una tollerabilità veramente ottima. Bene, dottore, mi sembra fantastico l'effetto di questi risultati appunto dati dalla radiofrequenza per questi problemi che purtroppo affliggono un po' quasi tutte le donne, soprattutto dopo una certa età. Io la ringrazio, dottore, per il contributo che lei continua a dare alla nostra trasmissione. Grazie. Grazie a lei per l'ospitalità e grazie ai telespettatori e telespettatrici. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona continuazione di serata.